Buonasera a tutti, sono Marco Randolo, la voce di Rovigo, Rovigo in diretta. Siamo collegati con Davide Cassani, ciclista professionista per molti anni, commissario tecnico della nazionale, volto famosissimo del ciclismo italiano, che questa sera sarà a Costa di Rovigo per presentare il suo ultimo libro, dal titolo Ho voluto la bicicletta. Sarà ospite in sala consiliare del comune di Costa di Rovigo, appunto alle 21, tra poche ore. Davide ci ha dato la sua disponibilità, ci dedica qualche minuto del suo tempo per raccontarci, insomma, questo libro e la sua vita appunto in bicicletta, una vita passata per il ciclismo, spesa per il ciclismo. Buonasera Davide, benvenuto. Buonasera. Sarai appunto in Polesine tra poche ore. Che cosa racconterai al pubblico di Costa di Rovigo questa sera? Ah, sai, è una giornata particolare questa, una brutta giornata, perché sappiamo tutti della terribile notizia che è arrivata pochi minuti fa. Io ho scritto questo libro lo scorso anno, quando sono tornato a casa dai Giochi Olimpici di Tokyo, e ho voluto così raccontare la mia storia, quello che mi ha trasmesso la bicicletta, quello che mi ha dato la bicicletta, quello che mi ha insegnato. Ecco, penso che questa sera, tra le altre cose, racconterò la mia storia, che non è la storia di un campione, perché io non ho vinto nessuna corsa importante, sono stato un buon gregario, niente più. Però la bicicletta mi ha dato la possibilità di realizzare un sogno, che è quello di partecipare ad un mondiale, ad un giro, a un Tour de France. E quindi Permettimi, Davide, scusami se ti interrompo, non si può dire che non sei stato un campione, al di là delle vittorie, insomma, sei un volto tra i migliori del ciclismo italiano. Obiettivo, sono stato un buon corridore, ma niente più. Però, ripeto, consapevole di questo, sono ben orgoglioso di quello che ho fatto, perché ho militato in grandi squadre, ho aiutato campioni che hanno vinto corse importanti, ed è anche per quel motivo che quelle vittorie le sento mie. Però, obiettivamente, non sono stato un campione. Però questo non è importante, è importante fare qualcosa che ti piaccia, qualcosa che senti di voler fare. È importante avere quella passione che ti dà la possibilità di, appunto, di svegliarsi la mattina e di fare quello che tu vuoi fare. Certo, tu hai fatto un accenno importante. Oggi purtroppo, come hai detto, è una giornata molto triste. Oggi, tra chi è collegato e ci sta ascoltando non lo sapesse, in provincia di Vicenza, Davide Rebellin, lui sì, campione vincitore di tante corse, a 51 anni ancora la sua appassionanza per il ciclismo lo portava sulle strade. È stato investito da un camion che fino a poco fa risultava pirata ed irreperibile, l'autista del camion che l'ha travolto ed ucciso oggi sulle sue strade del Vicentino. Insomma, un altro ciclista, un altro campione che perdiamo. Il pensiero va ovviamente a Michele Scarponi, ma a tanti altri non così famosi, non così conosciuti, che tutti i giorni sulle nostre strade, insomma, sono vittime di incidenti terribili. Sono triste perché Davide lo conoscevo molto bene, perché è stato addirittura mio compagno di squadra nel 1994, nel 1995, e quindi ho avuto la possibilità di conoscerlo da vicino. E penso che tutti quelli che hanno avuto la possibilità di conoscerlo avranno la mia stessa idea. Davide era un buono, un silenzioso, uno che non ha mai alzato la voce, uno che io non ho mai visto arrabbiato. E aveva veramente la passione per la bicicletta. Tu pensa che ha fatto il professionista per 30 anni, cioè lui ha corso fino a un mese fa, e la cosa brutta, tragica e surreale è che dopo 30 anni di professionismo perdi la vita dopo un mese, no? Dalla fine della sua carriera da corridore. E perde la vita per farsi un giretto in bicicletta, che appunto non era la sua professione, era la sua voglia di fare qualcosa di bello per lui. Ed è veramente molto brutto tutto questo. Sì, Rebellin, appunto, come ricordavi, ha corso la Veneto Classic, il Giro del Veneto ad ottobre, era proprio sulle nostre strade,
disputato in Prato della Valle per la partenza di una di queste due corse un mese fa, si è ritirato a 51 anni e da oggi purtroppo è arrivata questa drammatica notizia. Va bene, allora l'appuntamento con Davide Cassani, comunque, che racconterà la sua vita in bicicletta, la sua esperienza come dirigente sportivo e la sua esperienza magari anche televisiva, perché per tantissimi anni ci ha raccontato il Giro d'Italia benissimo sulla Rai e tante altre corse, e purtroppo inevitabilmente immagino che stasera si parlerà anche di questa tragedia. L'appuntamento appunto è per questa sera alle 21 a Costa di Rovigo. Grazie Davide Cassani per essere stato con noi. Grazie a te Marco.